Due ore con gli istruttori dell'Atalanta per i 2008 e i 2009 del Montecchio Calcio e per diversi allenatori del vivaio giallorosso che venerdì sera hanno preso parte ad un allenamento organizzato da Luca Bertaglio e Michele Trapletti, tecnici dell'Atalanta, rispettivamente dei 2011 e della Scuola Calcio, ospiti per l'occasione a Montecchio per proseguire il percorso formativo nato in seguito all'affiliazione tra i giallorossi e i bergamaschi sancita nel 2019. A ricevere due giovani tecnici del vivaio atalantino c'erano il vicepresidente del Montecchio Giordano Colli, il responsabile organizzativo del settore giovanile Giovanni Lusetti, il responsabile tecnico del settore giovanile giallorosso Giorgio Sassi e l'altro responsabile tecnico, questa volta della scuola calcio del Montecchio, Antonino Barillà, oltre a vari allenatori del vivaio. I due giovani trainer hanno lavorato con oltre 50 ragazzi e si sono complimentati con il Montecchio Calcio per la qualità delle strutture e l'organizzazione. Sentiamo ora proprio i due allenatori dell'Atalanta, Luca Bertaglio e Michele Trapletti, e il responsabile del vivaio del Montecchio, Giovanni Lusetti. Il fatto che l'Atalanta si avvicini a tante realtà, non soltanto bergamasche, ma in questo caso emiliano-romagnole, è positivo questa fase di allargamento? Sì, sì, è positiva in quanto permette di far conoscere a tutti il mondo Atalanta, che il mondo Atalanta appunto vuol dire proprio trasmettere la cultura sportiva, che non è solo a livello tecnico e tattico, ma proprio di formazione sportiva, culturale appunto nei bambini e anche nelle metodologie di lavoro. Che cosa ti ha insegnato, se sicuramente lo avrà fatto, un allenatore come Stefano Bonaccorso? Ecco, lui appunto va il primo ringraziamento e diciamo che mi ha insegnato molto sia a livello tattico ma anche a livello tecnico, ma anche proprio di gestione praticamente del gruppo e anche proprio nel rapporto appunto con i ragazzi. Ti chiedo solo questo: quanto è difficile secondo te fare l'allenatore a livello di settore giovanile in una società come questa, come tante altre, rispetto all'Atalanta? Ma se è ben organizzata la società, a livello di difficoltà neanche più di tanti. L'importante è che sia sempre ben organizzata e solida. Poi ovviamente appunto l'Atalanta mette a disposizione queste sorte di riunioni, interventi dove poter affiancare e collaborare con queste società appunto non professionistiche. Per crescere insieme. Per crescere insieme, collaborare, cooperare, qualsiasi vostro problema, poter appunto collaborare e condividerlo. Il progetto di affiliazione a qualsiasi società è un obiettivo non solo della società che si affilia all'Atalanta, che condivide i principi di cui parlavamo prima, ma un obiettivo forte dell'Atalanta di far scoprire quale sia il nostro mondo il più possibile a tutta Italia, ma non solo, e alle altre squadre. Quindi sì, ben venga per il Montecchio, ma soprattutto per l'Atalanta, perché vuol dire che se il Montecchio adotta questi principi e tutte altre società adottano questi principi, vuol dire che costruiamo un qualcosa non solo a livello locale ma a livello nazionale e più. Una giornata bellissima perché i ragazzi hanno la possibilità di fare allenamento con allenatori delle attività di base del settore giovanile dell'Atalanta, perciò un settore giovanile professionistico e di alto livello. Noi come Montecchio siamo orgogliosi di potergli far fare questo allenamento, ci saranno altre occasioni per svolgere quale attività, e come era già capitato il primo di novembre con la squadra dei 2008, e andare là da loro e fare o partitelle o contro di loro, così. Perciò per noi è un orgoglio questa giornata. E poi anche un motivo di crescita, perché comunque gli allenatori che sono qui presenti del Montecchio non possono che imparare da qualcuno che lo fa di professione. Esatto, esatto. Questo qua è molto importante per noi, il fatto che comunque i nostri allenatori, non solo quelli dei 2008, dei 2009, sono qua ad assistere a questo allenamento e di imparare da gente, da professionisti, perché loro lo fanno per mestiere.